22. Se noi non fossimo. Attraverso Corrado Piancastelli, entità A. Naturalmente, come si può dimostrare che esiste l'anima? Certo, non è una cosa facile. Richiede studio, osservazione per dimostrarlo in modo sicuro, in modo certo, anche perché quest'anima non si manifesta in modo chiaro. Certo, indagini importanti potrebbero essere compiute attraverso l'ipnosi, ad esempio, che dà la possibilità di conversare direttamente con quello che è il subcosciente. Io non vedo come si possa aggiungere ad un altro fenomeno consimile. L'ipnosi del soggetto medianico, ad esempio, del medium spiritista. Posto questi in stato di ipnosi, come si manifesterà il suo subcosciente? Il subcosciente del mio mezzo, senza tema di errare, dovrei essere io in caso di ipnosi. Io invito a questo esperimento, sebbene pericoloso per il mezzo, ma io invito a farlo e vi rispondo fin da adesso sul suo esito. Il subcosciente del mezzo non manifesterà nessuna delle entità che si manifestano nello stato di trance. Ve lo garantisco sin da adesso. Domanda incomprensibile. Risposta: magari da un ipnotizzatore. E vedrete che il subcosciente agirà, parlerà in modo nettamente diverso da noi. Allora ti renderai conto che se si manifesta così, noi non siamo nel subcosciente. Ed allora che cosa siamo? Questo sarebbe importante sapere. Dimostrato che il subcosciente nel mezzo non è quello di quando avviene la trance, perché voi sapete benissimo che sia con l'autoipnosi che con l'ipnosi indotta da un altro, il subcosciente è sempre lo stesso. Siccome attraverso l'ipnosi si può risalire anche a delle incarnazioni precedenti, questo vi dice quanto sia importante ai fini delle indagini. Attraverso l'ipnosi, giungendo alle vite precedenti, voi avreste la prova sicura di un periodo di vuoto tra una vita e l'altra. Naturalmente il controllo sulla identità di questa vita precedente vi offrirebbe uno studio bello e veramente utile ai fini di questa ricerca. Soprattutto l'esame del medium spiritista, che può essere fatto per via ipnotica, vi dà perlomeno una conclusione. Quando escludete che si tratta di subcosciente o di vite precedenti, ed escludete che si tratta di una manifestazione concreta, voi giungete ad una conclusione sola, che si tratta di forze estranee al soggetto. Non c'è alcun dubbio. Ora, queste forze estranee meriteranno magari un'accurata indagine, d'accordo, ma giungere a dire che si tratta di forze estranee significa ammettere nell'individuo una potenza captativa, significa quindi ammettere una stazione ricevente, non idee, ma concetti, voci, influenze, potenza, eccetera. E da qui allo spirito il passo sarebbe brevissimo, naturalmente. Quindi dal punto di vista sperimentale voi potete giungere a delle buone conclusioni operando con un ottimo ipnotizzatore su vari soggetti, non medium. Poi potete operare sui medium stessi e fare delle comparazioni. Potete studiare le varie manifestazioni in stato di ipnosi, in stato di trance ed in stato di veglia, in effetti. Poi, naturalmente, potete fare tutta una serie di esperimenti per eliminare altre cause. Ad esempio, quello di tenere un soggetto medianico oppure ipnotico completamente solo con un apparecchio di registrazione, eliminando l'influenza dei presenti. Oppure variando il numero dei presenti e controllando certe risposte. Insomma, i modi di controllare, di fare indagini, sono tanti. Tutto sta a sapersi organizzare.
Naturalmente, io, come ho sempre detto e continuo a dire, mi ritengo a disposizione per ogni chiarimento e per ogni aiuto, perché desidero venirvi incontro nel miglior modo possibile per facilitare le vostre ricerche, per gli opportuni consigli, i quali, nonostante quel che si possa dire, finiscono con l'essere sempre i più logici, soprattutto, mentre non lo dovrebbero, perché sono consigli che non verrebbero dati se non avessimo l'assoluta certezza di essere noi medesimi. Questo è molto importante da tenere presente, cioè che noi vi diamo il modo di controllare noi stessi. Se noi non fossimo quel che diciamo di essere, non saremmo certo così ingenui da darvi questi consigli.